Agrigento in procura in presenza del procuratore aggiunto Salvatore Vella e di Federica Cordaro, vice direttrice del corso di studi superiori per mediatori linguistici Agoramundi, con sede nel consorzio universitario di Agrigento, è stato siglato un protocollo d'intesa della durata di 3 anni per l'attivazione di tirocini formativi curriculari previsti dal piano di studi del corso. È una collaborazione tra istituzioni pubbliche. Noi siamo molto contenti del corso superiore di mediazione che abbiamo già incontrato l'anno scorso in occasione di un naufragio, perché le ragazze volontariamente ci hanno dato una mano ad accogliere delle mamme tunisine che cercavano i corpi dei loro figli che erano stati dispersi in mare, ed è stata una bella esperienza. Da lì è nata l'idea di questo stage, quindi di questa convenzione che abbiamo stipulato come Procura della Repubblica di Agrigento con il corso di mediazione culturale di Agrigento. È un corso che durerà 3 mesi e speriamo reciprocamente di avere dei vantaggi, noi ricevere qualcosa da queste ragazze che chiaramente studiano anche l'arabo e quindi in questo contesto sono molto importanti, perché come sapete voi noi continuiamo a occuparci anche di reati che hanno a che fare con l'immigrazione clandestina, ma non soltanto, ma anche con i reati a tutela delle fasce deboli, e speriamo anche di passare a loro una infarinata di quello che è il mondo del lavoro e le complicazioni di un ufficio non piccolo come questo, che magari gli possa servire per la loro vita professionale futura. Sono convinto che soprattutto in queste realtà come le nostre, che continuano ad essere realtà di frontiera, è una figura estremamente importante, ma dobbiamo renderci conto che l'Italia diventerà sempre di più una realtà multiculturale, quindi avere delle figure che aiutano il dialogo tra culture, tra gente che ha storie diverse, che ha anche lingue diverse, religioni diverse, è sicuramente un elemento di pace, di stabilità in una società matura e complessa. Noi siamo molto orgogliosi di fare questo tirocinio alla Procura di Agrigento, anche perché abbiamo lavorato tantissimo affinché queste ragazze avessero la migliore della formazione, abbiamo lavorato affinché loro avessero competenze importanti, e questo tirocinio logicamente va a concludere questo percorso importante di formazione. Sono sicura che svolgeranno un ottimo lavoro, anche perché hanno ricevuto un'altissima formazione. Poi andremo spiegandovi. Poi piano piano.